La mostra Abstract Sex si inserisce in maniera precisa intorno all'idea e al tema guida voluto da Ilaria per la fiera e per questi talk che è desiderio e censura, e quindi va proprio a sondare questo binomio che è un binomio indissolubile e che sviscereremo attraverso il progetto di mostra e le opere che verranno un po' mostrate e spiegate. Grazie mille Anna. Quando Ilaria Bonacossa ci ha invitati a pensare una mostra sul concetto di desiderio, diciamo che io e Guido non ci conoscevamo, quindi abbiamo cominciato a collaborare con questo progetto e forse la cosa divertente è che ci siamo trovati prima di tutto sulle cose che non volevamo dalla mostra, perciò per prima cosa ci siamo incontrati e abbiamo detto ok, cosa non ci aspettiamo da una mostra sul desiderio oggi e cos'è che non troviamo rilevante per parlare del desiderio oggi e quindi la cosa più lontana, diciamo, che ci siamo immaginati era una mostra con delle luci soffuse, con il velluto rosso alle pareti e con, non lo so, i nudi di Mollino, per dire un esempio, anche se amo Mollino, però non era quello che ci immaginavamo. E abbiamo cominciato a studiare prima di tutto, nel senso che abbiamo cominciato a guardare gli artisti, perché la mostra comprende artisti che collaborano con le gallerie presenti ad Artissima in questo momento, perciò sebbene siano tantissimi, perché effettivamente ogni gallerista lavorerà con 10 artisti, eccetera, eccetera, si tratta comunque di un territorio limitato, no? A cui accedere. Quindi abbiamo cominciato a guardare i lavori di ogni singolo artista presente, rappresentato dalle gallerie di Artissima. E poi abbiamo letto moltissimo, ci siamo scambiati i libri, abbiamo cercato di ragionare su una serie di temi e cercando di scavare per quanto possibile quelle che sono una serie di teorie che sono fondamentali per parlare del concetto di desiderio oggi, perciò a partire dal femminismo, passando dalla teoria queer al post-strutturalismo, al post-umanesimo, cercando veramente di capire come posizionarci, cioè di trovare la nostra posizione a livello teoretico, artistico, etico, politico all'interno di questo tema. E quello che abbiamo deciso poi di fare per condividere con il pubblico prima di tutto la mostra è stato individuare tre aneddoti storici realmente accaduti, ma che quindi sono insomma pensati in una forma narrativa per raccontare la costellazione, diciamo, di temi che sono emersi dalla nostra ricerca. E perciò inizierei magari raccontando questi tre aneddoti e poi pian piano poi andiamo, dopo questa piccola introduzione andiamo liberamente con le immagini, quindi vedrete anche la mostra e tutte le opere, eccetera, eccetera. Il primo aneddoto è legato alla fine della Seconda Guerra Mondiale e quindi vedete questa immagine che lo rappresenta. E c'è un industriale che capisce che i macchinari con cui sono state costruite fino a quel momento le bombe, e quindi che i macchinari che costruivano gli ordigni utilizzati poi nel conflitto, erano perfetti per costruire un altro oggetto, ovvero i caschi asciugacapelli dei saloni di bellezza che potete vedere qua. Quindi ha questa idea di riconvertire proprio questi macchinari nella produzione di un oggetto che è totalmente altro perché è pensato per appunto i saloni di bellezza. E quello che è interessante è che è lo stesso momento politico, lo stesso momento storico in cui nell'arena politica si comincia a parlare di genere, non come un qualcosa di naturale e dato, ma come qualcosa di socialmente, culturalmente costruito o costruibile e quindi anche in realtà mercificabile. Perciò ci sembrava interessante il fatto che le dinamiche di potere legate al conflitto militare, alla guerra, fossero poi trasformate in dinamiche di potere legate alla costruzione di soggettività, di sessualità. Il casco asciugacapelli cioè parte da là e arriva allo smalto, non so come dire, all'interno della dinamica commercializzazione della scelta della propria soggettività, della propria sessualità. La seconda immagine, non vedo più dove. Ah, ecco, scusami. Il secondo aneddoto, e questi aneddoti, oltre ad essere dei condensati concettuali, sono anche delle indicazioni temporali, perché nella mostra ci sono un po' queste tre linee temporali che si uniscono, una mostra intergenerazionale in cui ci sono artisti sia storici che artisti molto giovani. Il secondo è legato agli anni 70 e
appunto al 5 marzo del 1971, in cui c'è un famosissimo dottore e professore, che è tra l'altro la persona che ha scoperto la sindrome di Down, che decide di tenere una conferenza a Parigi, e questa conferenza è una conferenza contro l'aborto. E quindi un gruppo di lesbiche decide di partecipare alla conferenza, però di andare alla conferenza armate di salami, e questi salami vengono lanciati, utilizzati come arma contro a questo professore durante la conferenza contro l'aborto. E per diciamo i salami all'interno di questa situazione, che poi darà vita al comando Saucisson, che sebbene molto ironicamente in realtà ha avuto un ruolo politico molto importante per la creazione di tutto quello che è stato il fronte omosessuale di liberazione francese, e adesso forse lo sto dicendo male, però comunque quello che poi è stato importantissimo anche per il fuori qua in Italia, cioè che ha dato via il via a un sacco di esperienze di attivismo in questo senso. I salami ovviamente erano una sorta di parodia di quelli che erano stati gli strumenti del potere fino a quel momento, ovvero i falli del patriarcato da una parte e i manganelli della polizia dall'altro, proponendo una terza via, una terza opzione, no? Che è organica, all'interno di un intestino, perché comunque il budello del salame, perciò era proprio altro rispetto a queste due opzioni. Il terzo aneddoto ci porta direttamente alla mostra, perché è un oggetto che... Ah sì, questo è un esempio di... Ok, grazie. E il terzo esempio ci porta proprio nella prima sala della mostra, perché è un oggetto che è fisicamente in Abstract Sex, ed è un oggetto prodotto da un artista un paio d'anni fa, e è un butt plug, quindi un oggetto pensato per la produzione di piacere tramite la stimolazione anale, ed è prodotto in guano di dinosauro, ovvero in coprolite, cioè escrementi essiccati di dinosauro provenienti da 150 milioni di anni fa. E questo significa che idealmente ma praticamente, l'ano che ospita questo oggetto sostanzialmente può unire due temporalità molto diverse, e perciò diventare una sorta di canale spazio-temporale, perché nel corpo di qualcuno oggi può esserci qualcosa che è stato nel corpo di un dinosauro 150 milioni di anni fa. E il titolo del lavoro è Astral Traveler. È Thomas Amen, scusate, infatti. Thomas Amen, che è un artista che qua è in New Entries con Issues Gallery. E quindi... Sì, insomma, ovviamente è dissacrante e ironico e paradossale, però allo stesso tempo è interessante perché è un oggetto che rende l'ano che lo ospita post-identitario, no? Pensando a tutto quello che queste lotte hanno, l'importanza che hanno dato all'analità, a partire da Mario Mieli per arrivare a Paul Preciado, e quindi all'ano come un organo post-identitario, non nel senso che tutti ce l'hanno, ma proprio ne stavo parlando poco fa in un'intervista che non so se verrà pubblicata, infatti, per questa cosa, però l'invito di Preciado è: uomini etero, scucitevi l'ano, quindi è inteso in senso estremamente attivista, diciamo. E oltre a essere un organo post-identitario, arriva a essere un organo che distrugge tutte le distinzioni tra organico e inorganico, passato e futuro, e dimensioni differenti. E possiamo cominciare ad andare un po'... troverete sia immagini della mostra che immagini che sono legate ai lavori in mostra, perciò sarà un po' un mix strano. Guido, vuoi parlare sì, tu di... Sì, io volevo fare una piccola divagazione prima di entrare nella mostra, proprio nella descrizione della mostra, nel senso che l'interesse maggiore che io ho trovato, ma che ho ritrovato anche in Lucrezia nell'affrontare un tema di questo genere, è stato innanzitutto un interesse di ordine politico, che è un po' l'anima forte della mostra, ed è anche un po' l'anima forte di qualsiasi riflessione che possa essere fatta adesso sul corpo, sulla sessualità e sull'erotismo. Il fatto che siamo partiti dall'idea un po' matta di fare una sorta di commentario visivo delle teorie di Paul Preciado
e di altri che si sono occupati delle dialettiche dei generi nel XXI secolo, ha esattamente questo fondamento, che è, almeno nelle nostre intenzioni, quello di cercare anche di abbandonare una forma di riflessione sull'eros e sulla sessualità tipicamente anni 70, dunque post-strutturalista, mediata da Foucault, mediata da Derrida e mediata da tutta una serie di pensatori che in un certo qual modo avevano avuto a che fare con la cosiddetta liberazione sessuale, cercando anche di costruire degli orizzonti, o immaginandosi degli orizzonti che fossero degli orizzonti attualissimi, che hanno largamente superato questa prospettiva, ma che sono diventati, proprio nell'assoluta contemporaneità, forse anche le istanze politicamente più radicali che noi ci possiamo immaginare. Quando Paul Preciado parla di farmacopornografia, cioè mettendo assieme in uno stesso discorso l'universo pornografico, o chiamiamolo l'universo della normatività delle pratiche erotiche, e la farmacologia, e dunque mettendo insieme, facendo una carrellata dalla pillola anticoncezionale al testosterone, e identificando proprio in questo arco che va dalle rivendicazioni sulla pillola anticoncezionale del femminismo al testosterone come elemento della trasformazione dei generi, dei transgender, identifica anche tutta una serie di sacche di resistenza politiche assolutamente non uniformabili, o non, come dire, passibili di normalizzazione e normatività. Sono tribù sociali, ma sono anche tribù mentali, delle quali fanno parte l'universo farmacologico delle sostanze stupefacenti e dell'alterazione, e fanno parte anche l'universo trasgressivo delle pratiche sessuali o erotiche non normate. Per cui l'orizzonte generale nel quale noi abbiamo cercato poi di ricostruire questo discorso è esattamente questo, cioè capire come delle istanze rivoluzionarie del XXI secolo abbiano proprio come strumento una riflessione che nasce dalla riflessione sui generi e sulle pratiche, chiamiamole, antagoniste. Questo è per me e per Lucrezia è stato un punto di partenza e anche di arrivo fondamentale, perché è stato anche il principio che ci ha permesso di scegliere, all'interno della massa di artisti che si erano occupati o avevano toccato più o meno tangenzialmente questo argomento, quelli che più si avvicinavano ad un discorso, chiamiamolo, di pratica radicale. E la pratica radicale è stata un po' il punto di vista, cercando anche e soprattutto di fare in modo che il discorso visivo che venisse fuori non passasse attraverso quello che noi ci possiamo aspettare, dunque corpi o pratiche definite o erotismo consueto, ma sempre attraverso uno spostamento verso un discorso completamente diverso, antagonista, per cui c'è molta chimica nella mostra, e c'è molto corpo ma traslato, c'è molta metafora, e questa è stata anche la ricerca e la ricetta che ci ha permesso di interfacciarci soprattutto con i giovani artisti, che sono fra tutti quelli che più hanno cercato e stanno cercando di parlare di desiderio in una dimensione non convenzionale. Ecco. Ovviamente ci sono poi anche le icone e i caposaldi che noi non potevamo per forza di cose dimenticare, ma che servono un po' come paletti, come riferimenti
anch'essi di un territorio non normativo e non normato. Ecco, questo giusto per aprire una parentesi, chiamiamola di politica e di sociologia spiccia rispetto alla nostra mostra. Ecco. Questo è. Volevo chiedervi la relazione col pensiero di Luciana Parisi, da cui è tratto il titolo della mostra, che idealmente volevamo poter invitare, poi non siamo riusciti ad avere qui, e, insomma, darci un quadro critico rispetto a questo pensiero così interessante. Sì, il titolo della mostra Abstract Sex in effetti è appunto preso in prestito da questo saggio di Luciana Parisi del 2004, e Luciana Parisi è una filosofa biotecnologa che è italiana ma che sta a Londra, è direttrice dei dottorati di Goldsmiths in, penso, Visual Cultures e no, non Visual, sì, forse Visual Cultures, vabbè, scusate, questo dettaglio non me lo ricordo. E, in realtà il titolo è arrivato un po' dopo, nel senso che stavamo già lavorando sulla mostra da un po' e i temi che, insomma, di cui abbiamo parlato erano già molto presenti. È stato però interessante inserire questo titolo più per un discorso di prospettiva, nel senso che quello che fa Luciana Parisi nel suo testo, o quello che insomma invita il lettore a fare, è di astrarre la concezione di sesso da quelli che sono i preconcetti biologici e culturali che abbiamo su di esso. E perciò quello che, per dirlo un po' in parole spicce, fa è il sottolineare come parlare di sesso oggi non possa voler dire soltanto parlare di quello che succede in una camera da letto, nel momento in cui il corpo, già soltanto il corpo di per sé, è diventato in realtà una piattaforma per una serie di interessi diversi molto più ampia che non la nostra specifica soggettività. Perciò la soggettività è soltanto un elemento di quelli che attraversano il nostro corpo, in cui si incontrano micropolitiche batteriche, che sono un po' quello che è il suo ambito di ricerca, e macropolitiche sociali amplissime. Perciò quello che ci interessava della sua lettura è che ha uno sguardo estremamente trasversale tra biotecnologie, rapporti corporei, virtuali e non virtuali. E per fare un esempio, ad esempio lei analizza il comportamento dei batteri e la scienza sostiene che i batteri fanno sesso in continuazione, cioè c'è un'attività sessuale costante tra i batteri, ma è uno scambio di informazioni, non c'è assolutamente nulla di erotico, è uno scambio puramente diciamo strumentale. E ad esempio lei parla anche della clonazione, come che è qualcosa che, cioè, parliamo del 2004, quindi già adesso sono passati parecchi anni, e l'ipotesi di clonare, insomma, qualcuno, qualcosa, qualche animale è sempre più vicina, e lei ne parla rapportandola a una serie di processi di generazione batterici diversi da quelli che conosciamo noi, della nascita attraverso il sesso tra un uomo e una donna, e quindi dalle funzioni riproduttive come ce le immaginiamo noi all'interno del contesto umano, ma altrettanto presenti, altrettanto esistenti, altrettanto sessuali, no? E in questo senso si ricollega a tutta una serie di tematiche femministe, perché appunto che in realtà parlano anche molto a Preciado, perciò il riuscire l'aver autonomizzato il corpo della donna dalle funzioni riproduttive, e quindi il piacere dalle funzioni riproduttive stesse, è stata una conquista. Però allo stesso tempo, in realtà, pensandolo nei confronti del piacere virtuale, perciò ad esempio nella pornografia online, per dire, o nelle tecnologie che producono piacere, in realtà rispecchia totalmente quello che è un piacere bianco, eteronormato, cioè in cui la donna è semplicemente un oggetto, e quindi c'è un'estrema complessità, no, all'interno di questi temi, e soprattutto non si può parlare di corpo come separato da quello che è il contesto virtuale, il contesto batterico, il contesto... E quello era qualcosa che ci interessava proprio come indirizzo di analisi rispetto alla mostra, approccio trasversale, direi. Il sottotitolo invece del progetto è We don't have any clothes, only equipment, quindi non abbiamo vestiti, soltanto equipaggiamenti, e viene da uno dei video in mostra, che è quello di Jacopo Miliani, che si intitola Deserto,
e in qualche modo si rifà un po' anche al passato del posto in cui abbiamo costruito la mostra, di cui magari potresti parlare un po' tu, Guido, se vuoi. Sì, il luogo dove è stata allestita la mostra è anch'esso fondamentalmente un luogo disfunzionale rispetto a una pratica espositiva o curatoriale consueta, perché è un negozio di alta moda torinese molto molto noto nel passato che sta chiudendo, cioè che ha chiuso e che noi abbiamo occupato con la mostra, modificandone in parte anche le architetture interne, ma conservando il più possibile anche questa specie di, come potremmo chiamarlo, calore o qualità tipica del luogo dedicato al commercio degli abiti o alla seduzione attraverso il vestiario. È un luogo in Torino abbastanza storico, perché per chi è torinese è il luogo dove dagli anni 80 in poi si potevano trovare gli abiti della produzione più interessante e più radicale in Italia. Era un indirizzo conosciuto in tutta Italia, da Alexander McQueen a Martin Margiela, a Yoshi, eccetera. Era l'unico indirizzo dove l'alta moda era rappresentata nella sua forma più pura e meno compromissoria. Poi ovviamente attraverso il tempo, la concorrenza dei multistore, le griff concentrate in un solo building, eccetera eccetera, c'è stata anche una sorta di decadenza, e noi abbiamo raccolto un po' l'ultimo momento di questo luogo, che nei tempi era stato un luogo di incontro anche per intellettuali, musicisti e un po' di tutti, cioè per raccontare alcune cose, non lo so, c'era tanta arte povera alle pareti, il decor negli anni 80 era stato fatto da Underworld, che erano quelli che hanno fatto la colonna sonora di Trainspotting, cioè per cui delle presenze assolutamente curiose rispetto a quello che ci si aspettava da un normale negozio di moda. E noi abbiamo un po' recuperato questa storia, e la proprietaria stessa, che è una specie anche lei di icona della storia della Torino anni 80-90, ecco, questo è un po' il... Per cui è stata una mostra con tantissime, punti da rispettare, come un'equazione dove era chiaro solo il risultato finale, che era doveva essere la mostra, ma tutto il resto erano delle X, è stata una specie di esame di scuola curatoriale tipo di Bard, dove alla fine devi portare fuori qualcosa e devi farlo anche con bene. Con queste condizioni. Sì, esatto. Sì. In questo discorso molto politico che avete portato avanti nella ricerca, quanto la riflessione sulle economie libidinali è entrata a far parte della vostra riflessione? E poi, per portare la palla sul polo censura, che è l'altro polo del nostro binomio desiderio censura, quanta riflessione ci sia rispetto a quanto è possibile mostrare, quanto misurandoci anche nella comunicazione banalmente anche di questa mostra, che problemi avete potuto incontrare rispetto alla veicolazione delle opere in mostra? La mostra è vietata ai 18 anni perché ci sono immagini di cosiddetto erotismo esplicito in alcuni casi, per cui è un warning che io sono abituato da sempre a utilizzare anche nella mia galleria per tante mostre, perché poi diventa problematico se entrano dei minori. L'idea della censura, devo confessare, non è stato uno dei punti fondamentali sui quali abbiamo pensato, perché già sapevamo di essere su un territorio censurato, ma per noi era più importante riflettere su il
il quale fosse il territorio censurato più che i limiti della censura, per cui abbiamo cercato, quando abbiamo immaginato di lavorare proprio sugli antagonismi e le marginalità, per forza di cose avevamo a che fare col territorio censurato. È ovvio che la comunicazione, poi, quando hai a che fare con questo, è una comunicazione che deve passare attraverso altro. E dunque anche lì c'è stato uno spostamento, uno switch di tipo, chiamiamolo, di comunicativo e anche teorico, per far capire il tutto, ecco. Abbiamo fatto anche un po' un lavoro grosso da quel punto di vista lì, ecco. Rispetto all'economia libidinale, diciamo che è stato uno dei presupposti, dei contesti in cui andavamo ad operare, cioè la società contemporanea intesa come una situazione in cui il concetto di desiderio, il concetto di sessualità, il concetto di amore e tutta una serie di altri, l'esperienza, sono tutti termini che sono andati a sostituire gli arbitri del valore tradizionali, cioè il valore non si basa più sulla produzione di oggetti, ma le regole dell'economia funzionano in modo completamente altro e la presenza perciò è diventata un'altra moneta, no? Cioè pensiamo alle Airbnb experiences, per dirne una, nel senso, di conseguenza, ovviamente parlare di desiderio voleva dire anche inserirsi in una situazione in cui il desiderio è estremamente ambiguo, perché se negli anni 70 era automaticamente concepito come una forza rivoluzionaria o comunque antagonista rispetto al contesto sociopolitico normato, diciamo, e anche alle strutture economiche dominanti, no? Ovviamente oggi il desiderio è il motore che muove tutte quelle energie, perciò rientra a questo punto Preciado con il regime farmaco-pornografico, perciò era un po' una necessità confrontarci con quella che è l'economia del piacere. Ad esempio Josephine Arnell, questo video è uno dei primi video in mostra, quindi sì, è bello parlarne perché è proprio all'inizio. E Josephine Arnell è una giovane artista svedese e in questo video vediamo, così ve lo racconto, così se avete lo stomaco debole potete evitare di vederlo in mostra. E in questo video ci sono delle due ragazzine e un ragazzino all'interno di una foresta e su una scalinata cominciano a raccontarsi delle cose, dicono queste frasi che sono molto poetiche, molto sembrano pontificare sull'esistenza e pian piano si intuisce, o comunque si desume dal racconto dell'artista, che vengono da uno di questi libri di self-help, di autoaiuto, no? Perciò questi, come quelli che ti aiutano a smettere di fumare, e perciò questi testi che adesso sono importantissimi negli Stati Uniti, vendono tantissimo ad esempio, che per l'artista sono proprio l'emblema di quella che è una società contemporanea che ha abdicato completamente al costruire un welfare sociale per responsabilizzare i singoli a doversi autocurare, perciò nel momento in cui io non sono sano dal punto di vista mentale, fisico, eccetera, compro un libro di self-help, non ho bisogno, no, di qualcun altro che mi aiuta. In questo contesto a un certo punto cominciano a ridere per produrre endorfine, quindi c'è questa risata che tra l'altro si sente da fuori, dallo spazio espositivo, quindi veramente immerge tutto lo spazio intorno, e per produrre endorfine in modo tale da non provare dolore quando si stimolano il vomito da soli. E poi cominciano a vomitare queste, potete vedere due macchie alle spalle di questa ragazza, queste bibite coloratissime, gassate, che si sono appena ingurgitate. E quello che ci interessava di questo lavoro è il fatto che il vomito sia sostanzialmente un modo di boicottare quello che più di naturale c'è nel corpo, ovvero il metabolismo, cioè è l'esposizione del sabotaggio volontario del tuo metabolismo e un sabotaggio volontario assolutamente gioioso e esplosivo, no? E allo stesso tempo molto grottesco, perché ovviamente è una cosa che uno non è abituato più di tanto a vedere, e quello che è importante per la mostra è anche un concetto di corpo che
va visto in una, secondo una prospettiva differente da quella dell'esteriorità, cioè in che modo il corpo può venire concepito e quindi anche il desiderio può venire concepito dall'interno, per esempio, o secondo una scala differente da quella che siamo abituati a guardare. E quindi sì, direi questo. Vuoi aggiungere qualcosa, Guido? Sì, beh, le endorfine sono la stessa sostanza che poi peraltro si sviluppa durante l'attività sessuale, per cui c'è proprio una sorta di parallelismo tra la risata e l'atto sessuale, per cui è anche una metafora di un atto sessuale procurato. E poi due esempi anche interessanti secondo me. Sì. Ivan Argote. Caspita, potevo portarlo, potevamo farlo vedere quello. Qualcuno c'è che ha visto la mostra. Sì, Ivan Argote, questo è un video del 2011 quando lui faceva queste azioni a Parigi, abbastanza pseudo situazioniste, diciamo. E in questo caso entra su un tram e comincia a limonare selvaggiamente con un palo, appunto, della metropolitana. E lui lo lega molto anche al fatto che ovviamente il palo è considerato come uno dei ricettacoli di germi più famoso e terribile, e quindi allo schifo che viene alle persone nel pensare all'idea soltanto di toccarlo o di leccarlo, mentre ci sono, lui lo lega anche al contesto religioso, in cui invece da secoli ci sono delle icone o degli specifici oggetti, statue, artefatti che vengono toccati da tutti senza alcun tipo di remora, e quindi ovviamente si basa su che tipo di convenzioni assurde possano esserci nel limite tra un corpo e un altro. E poi ovviamente c'è uno scambio diretto e violentissimo di informazioni con tutti i batteri di coloro che sono venuti prima di lui, perciò il titolo è Altruismo, e perciò si crea questa sorta di situazione orgiastica tra batteri all'interno della bocca di Ivan Argote, che abbiamo deciso di posizionare in vetrina appunto perché è un lavoro nello spazio pubblico e ci sembrava divertente riportarlo allo spazio pubblico, perciò è lì che si trova. Ibas Polar. Sì, volevo dire due parole su Marcel Bascular, che è un altro. Eccolo qua. Qua poi ne trovo un'altra più. Sì, allora, e questo è un documento molto molto interessante. Cioè Marcel Bascular è stato un poeta, un pittore dilettante, un fotografo francese. La sua è una storia terribile, nel senso che da giovanissimo cambia città in Francia per seguire la madre che aveva ucciso il padre, e per seguirla vicino alla prigione dove lei era. E durante tutta la sua vita poi è vissuto come homeless, soprattutto nelle stazioni e nei vagoni dei treni, dove peraltro è stato assassinato lui stesso da un amante occasionale. Nel corso di tutta la sua vita, per cui per circa 40 anni, a partire dalla fine degli anni, primi anni 50 in poi, lui ha messo in scena questi ritratti di lui vestito da donna, con degli abiti che si autoconfezionava e con dei fondali scelti molto precisamente, facendosi fotografare o da passanti o da amici, mettendo in scena questa sorta di travestitismo matto, che però non è un travestitismo erotico, nel senso che è un travestitismo che va al di là dall'idea che noi ci possiamo fare del consueto travestitismo seduttivo. Bascular non è seduttivo, nel senso che nel momento in cui lui si costruisce questi vestiti non vuole sedurre, ma lui dice mi sento
più carino quando sono vestito da donna, e dunque si costruisce questi abiti che sono a metà strada tra, non lo so, la casalinga, la nonna, eccetera eccetera, e non si trucca, ha sempre questa faccia, lo si vede invecchiare nel corso di queste fotografie piccole conservate, e noi l'abbiamo immaginato proprio come anche qui una forma di deragliamento dall'idea del travestitismo che noi possiamo immaginare, possiamo avere, attraverso una domanda, attraverso proprio una sorta di domanda sull'identità maschile e femminile e sul cortocircuito tra le due identità. È un documento molto tenero, patetico e terribile, che abbiamo deciso proprio di mettere, ce ne sono molte, si segue tutta la vita di questo, come si di questo sono signore. Conservate, allora, vista sono la sua state, tragica sono, fine, la sua vita nomade. Sono state poi ritrovate, lui era un po' un personaggio di questo villaggio, per cui sono state ritrovate, conservate insieme ai suoi disegni e alle sue poesie, è diventato un po' la star di questo villaggio e la sua storia è un po' stata poi documentata. È un esempio abbastanza tipico e consueto di outsider artist, ma con questa specie di narrazione nera, ma al tempo stesso piuttosto tenera dietro di lui. E noi interessava, l'abbiamo usato anche proprio in una sorta di intestino di allestimento che mette in comunicazione le due parti grosse della mostra. Insomma, ecco, questo è uno dei piccoli gioielli che siamo riusciti a trovare. Invitiamo tutti ad andare a vedere Altra Sex, e stasera, per chi avrà le forze, libero, abbiamo una proiezione alle 21 al Cinema Massima di due film, uno di Danilo Correale e l'altro di un regista iraniano, Ehsan Kashbacht. Entrambi una riflessione sulla censura. Il film di Danilo Correale è costruito su 6 sceneggiature mai realizzate per motivi di censura o di mancanza di fondi, tra cui una di Pasolini, e il film iraniano invece un montaggio di spezzoni di film censurati dopo la rivoluzione, da questo percorso cinematografico molto speciale che è il film Farsi, che dà il titolo al cinema. Grazie. Al film. Grazie di questo lavoro importante. Grazie a voi.